sappiamo tutta, possiamo farcela. Oggi l'azienda trasporta 5 milioni di passeggeri all'anno, quindi non sono pochi, sono tanti, e ci confrontiamo con tante realtà che fanno lo stesso mestiere. E da Ischia oggi facciamo linee in Sicilia, Ponza, un po' in tutta Italia, abbiamo portato anche la cultura del paese, la cultura dell'isola. E quando c'è stato da rilevare questo albergo, ho pensato: perché non fare qualcosa al centro di Ischia? Perché gli uomini passano, ma i monumenti, le case, l'albergo, qualcosa di nuovo rimane. E la gente, quando passerà di qua, potrà pensare che la famiglia Lauro ha fatto qualcosa, visto che è nata Ischia e gli ischidani gli hanno dato tante possibilità di espandersi, bisogna lasciare anche qualcosa sul proprio territorio. E io spero che i miei figli un giorno, avendo quattro figlie femmine e un maschietto che si chiama Agostino Lauro, a questo punto vorranno venire a Ischia, vorranno continuare l'attività, spero, anche di mio padre, e quindi continuare a portare avanti il loro paese, il luogo dove sono nati, perché noi vogliamo, però non dobbiamo dimenticare le radici del nostro passato. Ecco perché abbiamo creato l'Istituto Agostino Lauro, e mi fa piacere che al centro, oltre all'attività commerciale, perché naturalmente il piccolo albergo c'ha 6 suite, però sono incantevoli, fatti da mia moglie, che è molto brava, e devo dire che ha creato, essendo lei venendo, avendo origine di architettura, ha creato tutto lei, è tutto un suo metterci mano, è tutto fatto da lei, e quindi voglio dire, ha cercato di dare il meglio di se stessa. E allora a questo punto, oltre all'attività commerciale, ho sperato che qualcuno portasse avanti anche la cultura del paese, di quelle che sono le cose naturali che portiamo avanti. E mi ha fatto piacere che finalmente c'è stato Bruno Mancini che si è posto a dirigere questa parte che è fondamentale. Stiamo in mezzo alla piazzetta, passano milioni di persone di qua. E quindi un punto di riflessione, un punto di scambio, un punto di informazione, in questo caso di poesie, è certamente qualcosa di importante. Io spero che partecipino giovani nel futuro, che non siano soltanto le persone diciamo di una certa età come me che vengono qua, ma anche e soprattutto i giovani, perché ai giovani dobbiamo dare tanto. E quindi spero che si crei pure una sezione giovanile su questo, che può essere importante, soprattutto attraverso i mezzi innovativi. Bruno utilizza molto la tecnologia, utilizza molto i social network, e naturalmente anch'io, pur non essendo un esperto, ma navigo in internet, spero che questo possa coinvolgere di più i giovani. Vi ringrazio della serata, dell'opportunità che ci date, e vi auguro le migliori attività future, soprattutto per quelle persone che vogliono portare avanti la loro pittura, le loro poesie, le loro cose, hanno qui, trovano alla Corte degli Aragonesi un punto di riferimento, una vetrina, e spero che questa vetrina sia la vetrina di Ischia, che possa decollare, e come una volta c'era il Bar Maria a Forio, si ricrei un nuovo punto di aggregazione. Mi fa piacere questo, perché poi con l'assessore che oggi di Forio, che è stato nominato, e con Vincenzo Savarese, unire Ischia e Forio in questa logica, in questa tradizione, mi sembra il viatico migliore. Auguri a tutti. Un ringraziamento particolare va anche al Comune di Torrenova, che vorrei ringraziare. Ci unisce il fatto che noi con la Sicilia siamo legati dal trasporto marittimo. Quindi, mentre il mare divide le terre, però unisce gli uomini, mai come in questo caso Terranova è unita a Ischia. Grazie e buona serata.